Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Il 18 novembre del 1302 venne promulgata da Papa Bonifacio VIII la famosa bolla Unam Sanctam. Si tratta, a differenza delle falsità che dominano su molti libri di storia, di un documento realmente profetico. Leggiamo alcune parole della bolla. I Vangeli ci insegnano che ci sono due spade, la spirituale e la temporale. La spirituale deve adoperarsi per mano del sacerdote, la temporale invece per mano dei re e dei guerrieri, ma al cenno e con il consenso del sacerdote. È necessario infatti, continua la bolla, che una spada sia sotto l'altra spada e che l'autorità temporale sia sottomessa all'autorità spirituale. Pertanto, se il potere terreno sbaglia, sarà giudicato dal potere spirituale. Se però sbaglia l'autorità suprema, il pontefice, non da uomo essa potrà essere giudicata, ma solo da Dio, come attesta l'Apostolo. L'uomo spirituale giudica tutti, ma egli da nessuno è giudicato. Pertanto dichiariamo e affermiamo essere assolutamente necessario alla salvezza che ogni umana creatura sia sottomessa al romano pontefice. E qui termina la citazione dalla bolla Unam Sanctam. Ebbene, cari amici, da queste parole sono chiare almeno quattro condanne di quelli che poi saranno quattro futuri, diffusi e pericolosi errori. Vediamo un poco quali sono. 1. Si condanna l'assolutizzazione del potere dello Stato, che si manifesterà nei secoli successivi, prima con l'assolutismo monarchico e poi con lo statalismo totalitario. 2. Si condanna il futuro laicismo moderno, ovvero la separazione tra potere religioso e potere politico, che inizierà ad affacciarsi con il non lontano machiavellismo, cioè il pensiero di Niccolò Machiavelli. 3. Si condanna la relativizzazione dell'autorità del romano pontefice, che si manifesterà nei secoli successivi con il rifiuto dell'autorità suprema del Papa. A riguardo, preciso che il riconoscimento dell'autorità suprema del Papa non significa convincersi che il Papa non possa mai sbagliare, bensì che non può essere sottoposto al giudizio di alcuna autorità terrena. 4. Si condanna la relativizzazione della Chiesa Cattolica e si ribadisce la sua necessità per la salvezza. Errore questo, oggi diffusissimo nella Chiesa stessa. Ebbene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.